questo consiglio comunale viene proprio ad hoc. Io le volevo fare una domanda, assessore. Lei venerdì, sabato e domenica è sceso alla marina. Io non entro nel merito naturalmente di tutte le situazioni tecniche, perché ci sono dei personaggi in questo consiglio comunale molto più bravi di me, e sono contento che il consigliere Servari, che è un giovane, non è vecchio come me, abbia subito puntualizzato una cosa. Ma sì, se una sera ogni tanto, perché i toni devono rimanere bassi, no? Si può anche, io sono d'accordo, anche se sono vecchia, no? Ecco, quello che mi preme è che intanto io sono d'accordissimo su queste deroghe, perché è giusto che la città viva, bisogna sviluppare il turismo. Io in questo, mentre così i miei colleghi parlavano, mi venivano in mente i giorni che abbiamo passato durante le vere d'epoca. Veramente sono stati giorni di festa. La marina in particolare era una cosa meravigliosa, e erano contenti tutti, erano contenti i turisti, erano contenti gli operatori, erano, io penso, contenti anche coloro che vivono e che naturalmente di notte devono dormire alla marina. Io probabilmente lei sapeva di questi tre giorni della marina. Ecco, si deve fare presto, perché ormai l'estate tra un mese è finita, quindi io sono d'accordo, la marina come tutte le altre cose di pelle ha tempo a vivere, però bisogna stare attenti, perché tutti gli operatori dovrebbero avere dei vantaggi da questo, e soprattutto comunque non possiamo neanche distruggere la vita di chi abita. E io penso anche che comunque il turista sia composto da persone da zero, mettiamoci pure fino a 100 anni, no? Quindi ci saranno i 20enni che hanno bisogno di meno, come diceva Servalli, insomma, qualche volta anche noi dobbiamo sopportiamo veramente con pazienza, ed è giusto. Però ci sono delle, no, non è tanto le giornate che si devono fare, le serate, ma c'è un regolamento. Allora, purtroppo tutti gli operatori che richiedono di fare musica non sono tutte persone educate, rispettose della legge. Allora, la prima cosa che bisogna fare è quella di rispettare la legge. Perché come vive lei e Peria, vivo io, vivono anche gli operatori dell'ARPAL, che naturalmente sono inorriditi, ma l'ARPAL non c'è neanche bisogno di chiamarla. Ci sono delle regole chiare. Alla marina, venerdì alle 3 suonava la prima luna, mezzanotte e mezza. Mi fa piacere che in questo contesto si parli di mezzanotte e mezza luna, con quattro gatti. Intanto, in una determinata area definita nei confini spaziali, eccetera, cioè in pratica uno può avere musica, eccetera, intanto manifestazione autorizzata in deroga, i rimanenti esercizi limitrofi non producono alterazione al clima acustico dell'area attraverso attività rumorose contemporanee, così come definite dall'articolo 2 del presente regolamento. Quindi non è che tutti possono far musica uno attaccato all'altro, ci deve essere un regolamento. Tant'è vero che alla marina ci sono stati degli operatori che hanno fatto una musica piacevole, dove io penso che sia i turisti erano contenti, sia gli operatori limitrofi erano contenti, e probabilmente anche chi se n'è andato a dormire erano contenti. Ci sono invece state delle zone in cui nessuno è stato contento, né chi andava a dormire, né i turisti, perché non potevano resistere, e né gli operatori limitrofi. Allora non c'è bisogno di ARPA, c'è solo che le regole vanno rispettate. Prima
altri tre consiglieri a loro.